Saluto Chuck Ginosa. La più famosa casa editrice di fumetti italiana, c'è la casa Sergio Bonelli. Riceveranno un premio qui, il premio Crisalide di Castellaneta 2012, e noi come approfittavamo per fare un paio di domande, dato io vengo da una scuola di cartoni animati, quindi siamo in un mondo abbastanza vicino. Come tecnico mi interessava sapere come nasce un fumetto, cioè dall'idea all'edicola, tecnicamente, cioè c'è una parte di lavoro a casa, una parte di lavoro in studio insieme. Sì, il lavoro del fumetto, di fumettista, è un lavoro che rimane ancora oggi prettamente artigianale, quindi nasce da un'idea, come giustamente ha detto, un'idea che viene poi sviluppata da uno sceneggiatore o soggettista, di solito le due figure coincidono, e viene poi affidata al disegnatore, quindi è la coppia di partenza, quella dell'autore della storia, del testo, e il disegnatore che appunto porterà sulla tavola la storia ideata. Da lì poi il procedimento di produzione è molto semplice, perché poi le tavole pronte vengono portate in redazione, vengono sottoposte a correzioni alla ricerca di imperfezioni, di qualche errore, di refusi, e poi passano direttamente alla stampa, quindi è un procedimento produttivo molto molto semplice. Mi interessava sapere se si lavora, ognuno ha un suo studio, oppure ci sono dei momenti in cui si lavora insieme, oppure c'è uno studio, per esempio nei cartoni animati ci sono delle fasi in cui si possono fare a casa, altre fasi in cui bisogna andare per forza in studio insieme. No, il lavoro di fumettista è un lavoro che si conduce in solitaria, nel senso che soggettisti e disegnatori lavorano a casa loro, oppure hanno studi associati con qualche collega o amico, quindi è un'attività prettamente solitaria, quindi non si tratta, non è il caso dei grandi studios dove si producono i cartoni animati, dove c'è un lavoro di equipe. Il lavoro di equipe da noi è distribuito, ma è fatto sempre in ambiti che sono molto ristretti, quindi poi c'è una redazione che è quella dove viene portato il materiale una volta conclusa la lavorazione, ed è una redazione che assomiglia a quella di un giornale, di una qualsiasi casa editrice. Però direi che il grosso del lavoro, quello creativo, viene fatto appunto in solitaria, il soggettista nel suo studio, nella sua casa, il disegnatore nel suo studio a casa sua, quindi non abbiamo neppure gli spazi per poter ospitare quelli che sono circa 300 ormai collaboratori tra scrittori di storie e disegnatori. Una domanda che mi ha fatto un vostro grande appassionato a più di 600 volumi di Tex, mi chiedeva, ma ultimamente i nuovi disegnatori stanno cambiando un po' i tratti somatici, o non sono abbastanza bravi, o forse è una scelta? Sì, ma a volte è una scelta anche necessaria, perché ad esempio se citiamo Tex, che è il personaggio storico più antico, più longevo della casa editrice, chiaramente nel corso degli anni, essendo stato affidato a mani diverse, a stili diversi, il personaggio ha subito qualche trasformazione. Per noi l'obiettivo principale è quello di restare fedeli all'immagine tradizionale del personaggio, quindi che sia riconoscibile al pubblico che lo segue con così tanto affetto. È chiaro che passando di mano in mano le nuove generazioni di disegnatori probabilmente hanno anche uno stile meno classico rispetto al passato, e quindi gioco forza, ci sono appunto dei cambiamenti, però impercettibili, speriamo, che quindi non compromettono, diciamo, la riconoscibilità del personaggio stesso. Ci sono dei progetti cinematografici sui vostri personaggi? Direi per il momento no, forse uno che riguarda Ian Dix, che è un personaggio che comunque ha chiuso i battenti da qualche tempo e che forse diventerà protagonista di un film. Ho pochissime notizie al riguardo, e c'è stato il film di Dylan Dog, che francamente non è stato un prodotto eccezionale, anzi il pubblico sa, però diciamo l'insuccesso del film non ha scalfito il successo del personaggio, quindi diciamo che godiamo sempre di un grandissimo affetto da parte dei lettori, e ci perdonano anche poi appunto un prodotto come questo.
questo che ci è sfuggito di mano, era in mano a una produzione statunitense e ha tradito molto, direi, il personaggio. Però per il momento, forse direi per fortuna, non ci sono grossi progetti di sfruttamento dei personaggi bonelliani. Conoscete, adesso a proposito di film, i fan film? Per esempio qui a Taranto c'è Roberto D'Antona che ha fatto un fan film su Dylan Dog. Non so se vi capita di vederli. Sì, ogni tanto capita. Sono più fedeli loro del... Direi che quello che ho visto su Dylan Dog è sicuramente più fedele del prodotto ufficiale, sì, nonostante sia stato realizzato con pochi mezzi, ma c'era molta passione, molto entusiasmo e poi appunto la passione che è quella di un lettore, di un fan appunto del personaggio, quindi sicuramente era più fedele del film statunitense prodotto, ecco, non faccio fatica ad ammetterlo.